The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Via Novelli Social Club, una settimana di Via Novelli Social Club si sta per esaurire, e non siamo esauriti noi, anche se sembrerebbe, ma lo sono in parte i ragazzi della terza C del Maironio da Ponte che sono con noi. Non solo perché sembra una settimana dura, una settimana di alternanza, poi due registrazioni, durissima giornata, allora ci tiriamo su un po' il morale, con i meme che hanno scelto Silvia e Nicolò, sempre per noi, vediamo. Che bel cane, è un incrocio, no, è una rotonda. Notare la sagoma snella del nostro Enrico, a confronto invece della rotatoria che abbiamo qua, del nostro Amilcare, Amilcane, Amilcare. Tra poco vediamo un altro meme. Ti andrebbe un sacchetto biodegradabile solo tu ed io? Arcimboldo, eh? Solo tu e bio, poteva essere. Solo tu e bio? No, non hai capito, Paolo, fa niente. Dai, tranquillo, tranquillo, è solo l'ultima puntata, però ha riso, due o tre hanno riso qua e non l'hanno fatto per carità, vero? No, non li paghiamo, fatto, Giorgio. L'hanno fatto per carità, va bene? Grazie mille, tra poco torneremo via Novelli Social Club con gli ospiti e tutto il programma della settimana riassunto in poco. Poco tempo, via, tra poco. Puntata dedicata a quanto ne sai, abbiamo promosso Paolo oggi, come sanno i ragazzi del Maironio da Ponte, della terza C. Grazie mille ragazzi. Sara? Silvia. Perché non ricordo mai i nomi, non mi ricordo. Silvia. È la mia preferita Silvia, non mi ricordo il nome. Silvia ha cominciato così, poi ha fatto così, adesso sembrava quasi come... Wow! Faceva così, giuro. Non faceva così, vabbè. La ridi tu. No, sto già pensando a quando io isolerò questa clip. No! Ho una digni... Farò un boomerang, si chiama? Un GIF. Un GIF. No, un GIF. Stavo già pensando a cosa postare sui social di questo momento. Ho una momento. Dignità, lo faccio soltanto per i ragazzi, per tenerli un po' vivi. E sono andati in onda, non c'è. Esatto, siamo solo andati in onda, grazie Silvia. E perché vedo le tue spalle? Prima perché ti hanno promosso, perché oggi parliamo del quante ne sai. Cioè, hanno fatto una prova, questi ragazzi, che hanno fatto una settimana di alternanza, scuola-lavoro, manovalanza a basso prezzo, perciò non paghiamo, ma lavorano. Sì, lavorano. Neanche quello. Non paghiamo, ma non lavorano. Manovalanza. Cosa fanno in questa settimana, Paolo? Manovalanza a basso prezzo. No, scherzo. Allora, loro, ormai credo si sappia, qui al Media Center, i ragazzi imparano a confrontarsi col mondo dell'immagine, quindi dalla produzione dei video, fotografie, comunicazione. Diciamo che ormai si è trasformato in un progetto quasi di alfabetizzazione visiva. Perciò fanno un po' tutto. Abbiamo anche qualche ripetente, Roberto Persico, lui è vero. È stato nostro studente. Tanti anni fa, il vecchio Roberto e anche il vecchio Gianmarco. Sì, sono vecchio. Però Gianmarco non ha finito la scuola. No, però era sempre al bar. Si è fermato prima. Hanno dedicato una targa a Gianmarco Facchinetti, che dopo le superiori che non ha finito, però ha pagato mezzo bar lui, perché è vero, l'Epidei è suo praticamente. Maggiorazionista, sì. Perciò loro sono professionisti. Loro sono professionisti, Sono professionisti. Poi però abbiamo anche, come ti chiami tu?
ad esempio Gabriele in una sola settimana ha imparato a fare il cameraman. Sì, non solo quello, e adesso appunto... In particolare, tra l'altro, voglio dire una cosa a Gabriele, però non montarti la testa, anche se siamo giunti un po', perché siamo a metà settimana, siamo proprio alla cuspide della settimana, mi dice Nicola Tironi, che regista, che sei bravo, perciò non montarti la testa, mantieni, però lui l'ha detto forse di due altre persone, tutte quelle passate così, perciò abbiamo una buona, avete una buona qualità, imparano a fare di tutto, compresi i Quanti ne sai, che sono appunto queste interviste che avete imparato a conoscere alle persone, che richiedono tutta una fase di preparazione iniziale, perché uno pensa che si arriva in strada, si accende la telecamera e tutto magicamente si combina. In realtà la preparazione è una cosa importante, e c'è da dire che questi ragazzi... Perciò non escono, hanno imparato a usare la telecamera, ma non è che escono, facciamo due domande, vediamo cosa riesce. No, hanno tutta una procedura da seguire? Esatto, e quindi questi garantisce il fatto innanzitutto che loro apprendano proprio tutti i passaggi che sono necessari. Ti ho voluto qua perché tu sei particolarmente severo, quando c'è da dire è bello, è brutto, io di sotto sono come professor Buono, no? Uno dei vostri professori, non dirò quale professore cattivo sono, che è Paolo, però voi avete già capito chi è Paolo come professore. E tra l'altro vedo anche Sara, tu sì Sara, vero, perché era Silvia e Sara, le due S, ma che è come una valletta, ha un foglio. Lo scopriamo subito o vediamo prima Quante ne sai? Io lo... Guardiamo Quante ne sai, poi capiremo perché Sara è lì bloccata col suo gesso da due ore. Vi fai vedere il gesso? Eccolo qua, non è che ha tenuto questo foglio per ore, dopo ha avuto un problema alla mano. Vediamo cramp. Allora in che classe. Via, Quante ne sai? La revisione auto, un obbligo a tutti imposto, ma lo sapete che può salvarvi la vita? Vediamo quanto ne sanno i nostri bergamaschi. Che cos'è la revisione auto? La revisione auto è quella cosa che devi fare per legge ogni due anni, mi sembra, e per vedere che sia tutto in regola. Penso controllare l'olio, gomme, motore... Cioè al parcheggio o altre cose di questo genere. È un controllo periodico dell'auto stabilito dalla legge. A che cosa serve di preciso? Francamente non so, la faccio sempre, se no mi fa la multa. Per vedere se la macchina ha qualcosa o no. E secondo lei è utile o è uno spreco di soldi e di tempo? È utile, però lo facciamo noi già personalmente. No, è utile per diminuire gli incidenti, ovvio, questo è normale. Utile ma non utilissima. Le informiamo che il 6% degli incidenti automobilistici sono nati da difetti o problemi tecnici dell'auto che attraverso la revisione possono essere evitati. Allora adesso, osservando questa immagine, vengono indicati i punti dove avviene la revisione auto. Lei dovrà scrivere sui fogli biglietti bianchi che cosa sono quelle parti. C'è per la multa. 3, 2, 1, via! Tetto. Questo cos'è? 2Z1. Dovrebbero essere questi. Dovrebbero, eh. Deve scrivere le parti a cui corrispondere. Eccolo qui, dovrebbero essere queste. E poi c'è anche l'ultima, perché c'è la frizione qua. Bisogna vedere anche questo. Purtroppo non li so, mi dispiace. Il tetto. Dica. In realtà vi è sistema di sicurezza. Giusto. Mica tanto giusto. Mi vengo incontro. Ho indovinato tutto, ho visto. Il concetto di revisione auto è conosciuto dalla maggior parte delle persone, ma in pochi realmente conoscono ciò che viene controllato. Bisognerebbe informarsi sempre di più su questo per evitare l'effetto mine vaganti, perché in un certo senso revisione mancante è pericolo costante. Hai capito? La nostra Sara. Ciao Sara. Che brava che sta. No. Sono di bravi. Bravi, bella conduzione, anche alcune finezze. Però? Non però? No, se vuoi ti dico anche tutti gli errori. Io so che c'è un però. Cose, no, perché è giusto dire come dovrebbe essere in maniera, diciamo, professionale. No, sicuramente quello che stavi già notando tu di questo è molto simpatico, però noi cerchiamo di dire che quando si fanno le inquadrature fisse, se uno fa un'intervista e chi conduce si gira come adesso, se tu che mi stai inquadrando non mi becchi più, però è piacevole. È piacevole, ci stava nello stile, però io devo dire che il conduttore dovrebbe essere un po' più fermo. Per evitare che il cameraman diventi male. Ok, quindi questa cosa qui che è un e invece della produzione, luci contro luci. Ah, nella produzione in realtà si è puntato un po' poco sulla notizia, è una cosa che manca in questo passaggio. Che magari almeno un pezzo poteva raccontarlo, non so, il differenziale. L'aspetto appunto manca un po' l'aspetto informativo, che si è limitato nel dire bisogna fare la revisione perché
se no prendo la multa, uno si ricorda questa cosa qua, si ricorda la multa, ciappe la multa. Ciappe la multa, qualcuno ha detto perché c'è la sicurezza e sicuramente sotto questo punto di vista un minimo di approfondimento e anche di esplicitazione maggiore dell'importanza della revisione, visto che facciamo comunque anche informazione, forse io l'avrei gradito. Complimenti, allora, commenti a voi ragazzi che avete fatto questo. Chi è stato a fare a parte Sara? Lisa. Lisa dagli occhi blu? Dov'è Lisa? Dagli occhi come me, marrone. Vabbè, ma che incontra l'intensità dello sguardo, Silvia, non il colore degli occhi, ricordatelo. L'ho sempre detto, ha un certo fascino, va bene, poi? Vava. Il Vava, Andrea Vavassori, conosciuto anche per il grande conoscitore di tutti i nomi di calcio, dei giocatori di calcio, va bene. Poi? Paolo. Paolo, dov'è Paolo? Grande Paolo. Ciao Paolo, che va d'accordo. Lui va d'accordo in italiano. E poi? Nicolò. Nicolò, dov'è Nicolò? Nicolò. E Luis. E Luis, proprio lui, Luis. Bene, grazie mille Sara. Ti è piaciuto fare questo lavoro? Questo... Sì. Avresti mai immaginato all'inizio di questa settimana di riuscire poi a fare quello che poi è andato in onda? Ho detto, come faccio io a farlo? No, inizialmente non sapevo neanche come arrivare a farlo. Uno spot del genere, perché comunque anche il tema che avevamo era non era propriamente eccitante. Ah, che bello, dai, le revisioni delle auto, che fortuna! No. Non sapevamo come rigirarlo, però alla fine abbiamo trovato un modo. Bene, Paolo, questo è l'obiettivo che avevi tu? Sì, sicuramente anche la parte creativa è una parte che uno dà per scontato e è una delle difficoltà maggiori, soprattutto all'inizio, perché uno si deve far venire qualche idea. L'idea, cambiano il mondo le idee. Grazie mille Paolo, allora. Grazie mille ragazzi del Marrone da Ponte da Presezzo, grazie. It's a beautiful day.